Abbiamo pensato con Chiara di fare questa breve conferenza stampa per, al solito, dare più chiaramente possibili informazioni sul cambio che c'è stato ieri, ufficiale, e diciamo far sì che questa deforestazione della foresta amazzonica, più litri di saliva versati nelle discussioni intorno a questo tema, potessero essere alla fine sintetizzate. E allora, con Chiara Mio, che è una persona uno dei talenti della città, abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme per questo anno in modo molto intenso e secondo me in modo anche molto proficuo. Alla fine, io avevo esteso i suoi referati, ve lo ricordo, aggiungendo a quello dei saperi, quello della finanza e bilancio, cammin facendo, abbastanza velocemente, ma cammin facendo. E questo nel tempo ha portato, visto che Chiara è nel momento, penso professionalmente, più intenso della sua vita, glielo auguro per sempre, sicuramente comunque molto intenso, ha portato a qualche sofferenza da parte sua, perché essendo una persona inserita in un ambito internazionale e contemporaneamente dovendo essere qui per seguire le sorti dell'amministrazione, beh, insomma, non era tanto facile. Quindi si era fatta avanti già da qualche tempo, alzando un allarme e dicendo: così sarà difficile continuare. Allora, la discussione è arrivata, si è poi stretta nelle ultime settimane, si è arrivata ad un punto di reale decisione, e io ho chiesto a Chiara, per una questione così complessiva di gestione dei due referati, di rinunciare, cioè prendevo atto del fatto che questo fosse una cosa morbida, perché, ripeto, è stato frutto di una discussione in cui ci siamo confrontati per un po', però alla fine mi rendo conto che le due cose diventavano sempre più incompatibili, e la decisione finale, anche da parte sua, quindi è stata assolutamente concertata, è stata quella di dare le dimissioni. C'è una punta di, come si è colto anche prima nelle sue dichiarazioni, di così, non so come dire, amarezza, perché Dispiace. dispiacere, non amarezza, ecco sì, non mi veniva la parola, perché sul fronte della scuola la signora si è dimostrata piuttosto effervescente, diciamo, però devo essere sincero, è stata più una mia decisione. Io preferisco avere, da questo punto in poi, diciamo, una presenza piuttosto costante sui due fronti che giudico piuttosto caldi. Quello della finanza lo sarà caldissimo, ma anche quello della scuola avrà, con la vera implementazione dei comprensori, un periodo interessante, nel 2013, per cui ho giudicato che fosse più opportuno puntare a questo cambio con l'obiettivo di avere persone che potessero dare più tempo. La storia della qualità, tempo e qualità, voi mi insegnate che non sono necessariamente uguali, eh? Però insomma, io il fatto della qualità e del tempo lo giudicavo indispensabile. Ecco, poi Chiara, ti prego di aggiungere da parte tua tutto l'aggiungibile. Io volevo comunque aggiungere un paio di altre questioni, perché diciamo, la sostituzione di Chiara ha scatenato delle discussioni che sono andate ben al di là di quello che era in realtà il fatto di per sé, no? Questo è stato inserito in un contesto in cui parto dal locale per arrivare al nazionale. Praticamente la sua sostituzione sarebbe risultata la concretizzazione di un accordo tra morettoniani e soneghiani,
che avrebbe portato ad un equilibrio all'interno del PD delle varie cariche, che mi avrebbe visto partecipe a questo tipo di alleanza nell'ottica della, come conseguenza del fatto che io ho dichiarato, aderendo ad un appello di sindaci, diciamo, che mi piace più Bersani che Renzi. Allora, io so che la fantasia locale, sia dei politici che dei giornalisti, non ha limiti, e mi fa piacere, perché vuol dire che siete stimolati. E anche il caldo quindi non assopisce questa vostra qualità. Anzi, può quasi stimolarla. Però io questi cortocircuiti faccio fatica a capirli. Alla fine abbia la mia stima a livello nazionale, da parte PD, scusate, a me Bersani piace più del Renzi Rottamatore. Punto. Che questo non coincida, diciamo, con il giudizio di altri politici locali di Pordenone, per cui Sergio Bozzonello, vabbè, ma possiamo avere opinioni diverse. Il fatto che questo si traduca improvvisamente con alleanze locali con Soneghiani e Morettoniani a me non risulta. Io localmente sono assolutamente laico, non ho tessere e ci tengo a mantenere un'equidistanza tra liste civiche e PD. Non mi interessano questi cortocircuiti. Localmente giudico che Sergio Bozzonello come candidato per le elezioni regionali sia l'unico credibile e papabile dal punto di vista di Pordenone, e ho finito qua, il resto non mi interessa. Se poi vice direttori insigni, piuttosto che direttori insigni, piuttosto che giornalisti insigni, costruiscono degli scenari politici e interpretativi, è il loro mestiere, però un conto è un'interpretazione, un conto sono i fatti. E qui ho terminato. Mi dispiace che questa cosa, che alla fine parlo del fatto, era ampiamente stato annunciato, che è stato introdotto nelle discussioni di gruppi ristretti, meno ristretti, allargati e quant'altro, poi abbia subito una distorsione mediatica e di discussione politica che mi lascia assolutamente basito. Io mi limito alla mia storia sugli fantascenari e gli scenari alternativi, mi esimo. Sì, anche perché mi esimo. Io ripeto cose note, però è importante perché poi contano i fatti. Allora, sindaco, mio testimonio, sono stata chiamata in questa giunta il giorno precedente della presentazione. Cioè il giorno precedente della presentazione il sindaco, tramite poi il futuro vice sindaco, tramite il PD, mi hanno presa, io dico per i capelli perché ormai avevo veramente altre traiettorie, altre strade, ho fatto anche fatica, mi hanno catturato con grandissimo, assolutamente, non è che ho strappato la bottiglia di champagne quando mi hanno telefonato, devo dire, ho fatto ampia resistenza, opponendo intanto una scelta di vita diversa, no? Perché nell'esperienza precedente mi ero resa conto della difficile conciliazione fra il mantenimento di un'autonomia professionale, secondo me condizione indispensabile per fare buona politica, perché quando la politica diventa l'unica fonte di reddito e di stipendio, viene meno quell'imparzialità, viene meno quel poter essere, viene meno una delle condizioni, non è l'unica, per poter essere a servizio, questa parola che piace molto, e poi alla fine quelli che sono più a servizio sono quelli che... E quindi avevo già preso altre strade, peraltro anche che mi piacevano, per cui ho fatto ampia resistenza e ho posto, cosa che è stata assolutamente accettata sia dal sindaco che dalla componente PD che mi ha dal PD che mi ha proposto, e devo dire anche dal resto della maggioranza, che non avrei operato a tempo pieno, però mi è stato detto: guarda, l'assessorato ai saperi lo riteniamo intanto nelle tue corde, è comunque un assessorato compatibile con i tempi, non hai dei vincoli di tempo come i ritmi del bilancio, come altre cose, e quindi secondo noi puoi dare un contributo, vieni. Io l'ho fatto molto volentieri, il sindaco ha accettato anche delle mie indisponibilità di tempo, perché sicuramente non sono la più presente, non sono stata la più presente a palazzo. E questi erano i patti, questa cosa secondo me poteva continuare a funzionare.
A un certo punto si è deciso, ha deciso il sindaco, quindi la decisione del sindaco che è il capo, mi ha chiesto di farmi carico della delega al bilancio. Io l'ho accettata pro tempore perché poi se ci sono situazioni di difficoltà, ma difficoltà legate anche alla straordinarietà del momento, perché in campagna elettorale il sindaco ha fatto una campagna elettorale in uno scenario dove nessuno avrebbe immaginato che ci sarebbe arrivato Monti. Cioè, vorrei ricordare che anche questa richiesta... Sì, questa richiesta che mi è arrivata dal sindaco, ognuno la scrive alla caratteristica che vuole, però francamente non so se potevi prevederla. Insomma, comunque, fatto sta che a settembre mi si chiede di farmi carico del bilancio con il governo che cade dopo 2 mesi, ci si inventa l'IMU, c'è la rivoluzione, finanza locale diventa problematica. La delega al bilancio, oggi, secondo me, in futuro, perché io fino adesso ho tenuto bene o male, insomma, comunque il fatto è abbiamo portato a casa un bilancio di previsione entro il 30 del 4. Vorrei ricordarvi che per legge si può approvare entro il 31 agosto, quindi ci sono comuni in Italia che lo approveranno ad agosto, preventivo ad agosto per dicembre, sì, per capire. Noi quindi siamo stati bravi, abbiamo fatto un IMU all'aliquota base, insomma, ma no. Tutto questo però, a parte è costato molto in termini di tempo e di incastri, guardando in prospettiva, io è mesi, non settimane, che parlo col sindaco per dirgli: guarda che in prospettiva il bilancio 2013 è un bilancio che ti richiede un assessore al bilancio a tempo pieno, non tanto per le complessità tecniche quanto per le scelte politiche che saranno necessarie, perché la riduzione della spesa, cioè ci sono due alternative, o l'aumento dell'imposizione fiscale, e questo richiede un grande lavoro politico di condivisione con la città e di convincimento, o un taglio della spesa robusto. E il taglio della spesa non è un problema tecnico, non è spending review, è un problema di impostazione di politiche. Quindi ti serve un assessore al bilancio che stia qua tutto il giorno per dialogare con l'assessore alle politiche sociali, con l'assessore all'ambiente, con gli, uno a uno, insomma, non li cito tutti, per ridefinire, rivoltare con un calzino ciascun assessorato e rifare politica. Quindi ti serve un assessore a tempo pieno. E il sindaco, insomma, si sono aperte le consultazioni tutte molto interne, io lascio stare quello che è uscito sulla stampa perché non ha influito sui processi decisionali, credo. A un certo punto, devo dire che questo sia malincuore, l'ha colto anche il sindaco, come io continuo a dirglielo, la decisione che lui ha maturato e che io rispetto e che devo accettare, perché è lui che mi ha dato fiducia, e se lui mi dice che a un certo punto o gli faccio tutto oppure non è funzionale la mia presenza in giunta perché gli crea altri problemi, io ho rimesso entrambe le deleghe. Il mio desiderio non sarebbe stato questo, però torno a dire, il rapporto è di tipo fiduciario, la fiducia da parte mia, la stima resta tutta, sono a servizio, e in questo spirito se il sindaco mi dice mi è più utile in questo momento che tu mi di entrambe, e io ieri, quando appena me l'ha chieste, un secondo dopo ho rimesso entrambe le deleghe. Questa è la situazione, quindi l'unica cosa, di tutto il chiacchiericcio, no, io ci tenevo, l'ho suggerita, abbiamo condiviso questa conferenza stampa insieme, perché al di là delle valutazioni politiche, delle valutazioni, è una, se posso dire, una separazione consensuale, insomma, non ci siamo qui a cazzettone. Sì, non è, ecco, non ci sono strascichi, torno a dire, degli scenari, ognuno si figura in testa degli scenari, però il sindaco è Claudio Pedrotti, è il sindaco che decide e gli assessori obbediscono, almeno secondo me, e quindi lui ha preso una decisione che, anche se io avrei avuto altri desideri, è lui che decide, io mi sono adeguata.